Beh, grazie, ma lei chi è? Io sono... disastro, quanta schiuma qui. Sono fiori gialli. Sì, sono per te. Sono per me? Sì. Ci conosciamo per caso? No, è che li ho visti per strada e quindi... Ah, guardi, non accetto regali dagli sconosciuti, deve dirmi chi è. Senti, tu mi conosci. Non ricordi niente. La schiuma, i fiori, contemi. Veramente non ricordo niente. Ho un problema, sono nei guai con questa schiuma e sto aspettando un idraulico. L'idraulico? Sono io. L'idraulico, piacere. Ai! Che cos'è stato? Beh, elettricità statica, perché? No, è che ho avvertito una sensazione. Beh, da ora ti darò del tu, però aggiustamento. Oh, sì, per favore. Certo. Dai, forza, bene. Su, che ti ho chiamato per questo. Ti sei macchiato qui. Dove? Qui. Ecco fatto, ora sei pulito come sempre. Che strano, all'improvviso sembri una ragazza matura. Quasi non li dimostri i tuoi 18 anni. Beh, quello che conta non è l'età, no? Contano i sogni che uno ha, gli obiettivi. E tu che sogni hai? Cioè, hai finito il liceo, ora che fai? Studi ancora? Studierò veterinaria. Amo gli animali. Tutto bene? Certo, sì, certo, perché? Beh, perché ti sei innervosita all'improvviso. Beh, sai, è che sono stata in un istituto di suore per molto. Tutto qua, ecco. Ah, ho capito. Sì, ma non sono una tipa strana. Davvero, non guardarmi così. Ho avuto tanti ragazzi. Secondo me ho più esperienza di te. Ah sì? Ma tu guarda. E ora che faccio? Dove vado? In più ho finito tutti i soldi. Santo cielo. Ai ai ai. No. Non può essere. E invece sì, ti dico, no, lo straccio no, si passa c'è Olivia, così. L'hai vista? Era lei. Olivia, deliri come Franco. Olivia sta lontanissimo da qui. Non so neanche quanti chilometri ci dividono. Ma che dici, fa? Sì, scusa, è vero, hai ragione. E poi mi ha detto che non dovevo pulirlo con lo straccio, che dovevo usare più. Come stai? Molto bene. Sì, sì. Sono felice, felice, molto felice. È stata la notte più bella della mia vita. Che bello. Beh, io vado. Ciao. Quanto sto male, non puoi capire! Il mio ragazzo, la mia famiglia, adesso mi porta di me! Calmati, stai buona, Valentina! Calmati, adesso stai tranquilla, Valentina! Devo parlare con Martin, va bene? Resta qua e poi ci prendiamo il taglio! Sto male, ho un attacco di panico! Sto così bene. Sei davvero sicura? Sì. Beh, comunque poi parliamo, Vado a parlare con Martin. Ok, vai. Martin. Martin. Sì? Per fortuna sei qui. Volevo chiederti scusa. Sicura. Ti prego, ho sbagliato, mi sono incelosita. Non avrei dovuto, scusa. So che stai aiutando la tua famiglia e che, io vedi, sono i tuoi fratelli che stanno sbagliando. Allora, mi perdoni? Sì? No, amore. Sicuro? Ma certo che io ti perdono. Oh, grazie. Sì, tranquillo. Che sei strano, come se... Io strano? No, sì. Sono felice. Felice. Sì, ma aspetta un momento. Sì. Che ci fai qui così presto? È così presto? No, perché presto? Se ho dormito... dormito poco. E così mi sono detto che dovevo sfruttare questa bellissima giornata. Così, eccomi qua. Tutto bene? Ah. Di questo passo potremmo nuotarci qui. E gli attrezzi dove sono? Sì, è che me li hanno rubati poco prima che arrivassi. Ah, una brutta storia. Che sfortuna. Oppure fortuna, perché così ti ho conosciuta. Ehi, per favore, non esageriamo, stiamo lavorando. Devi... non mi hai più detto come ti chiami? Io mi chiamo... Julio! Julio? Solo Julio? E il tuo cognome? Julio...
Mela rossa. Perfetto. Julio mela rossa. Sì. Già, come idraulico sei un disastro. Beh, io qui ho quasi finito. Sì, 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 così possiamo approfittare per parlare un po' di noi. Di noi, che maleducato, neanche mi conosci. E poi sei in orario di lavoro e anche io, quindi... Che cosa guardi? Oh, il naso sporco! Aiuto, voglio sotterrarmi, no, no, che no, figura! No, 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 è che sei molto bella, sei bellissima, ecco. Oh, santo cielo, che rumore spaventoso! Ah, er Massimo! Mi avete stancata con questo nome, tutti con questo Massimo, Massimo, Massimo! Sono stanca, Greta, per favore! Ah, ma il signore... Ma di chi parli? Del signore! Il signore è l'idraulico Mela Rossa ed è qui per aggiustare un tubo, ma è una brutta giornata per idraulico lui! Idraulico Mela Rossa! Ah, certo, idraulico Mela Rossa! Avere problema terribile! Martin non stare qua, non dormito stanotte in casa! Cosa? Ya! Come non ha dormito in casa? Hai chiamato qualche amico? Com'è possibile? Non sapere che fare. Santo cielo, ma dove è andato? Ah, e lei per favore, andare al telefono a rispondere. Come una chiamata per l'idraulico? Ricevi chiamate da noi? Che cos'è questa storia? No, 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 è che mi sono permesso di dare il vostro numero perché ho dei problemi. Molti, molti problemi. Sì, sì, con permesso. Come fai a sapere dove di è là, il telefono? Di là, il telefono a essere di sì, là. Sì, me lo sta dicendo la signora. Dov'è il telefono? Che strano questo tipo, no? Sì, un po' strano. Strano? È per questo che tu sorridere come se c'è luna in pieno giorno, eh? No, Greta, non lo so. È solo un tipo carino, molto mascolino, virile, macio. Ah, no, me non conoscere per niente idraulico, ma sembra uno tipaccio che sicuramente starebbe sposare strega cattiva. No. Perché? No, Greta, che ne so, io non... niente... Martin! Martin! Non ci posso credere. Proprio qua mi doveva lasciare. Più sfortunata di così... Il telefono. Pronto? Si può sapere dove sei? Papà, non preoccuparti, sono in... Argentina. In Argentina? E dici che non devo preoccuparmi? Ma cosa credi, che ora che sei grande puoi fare queste sciocchezze? Papà, mi ero stancata di vivere in Germania. Sento che il mio posto è qui e ci voglio restare. Non dire bugie, sei là per vedere Franco. No, papà, Franco e la famiglia non sanno che sono qui e non lo sapranno mai. Non ti credo. Torna immediatamente. No. Tesoro mio, ti prego, tua madre è preoccupata. Perdonami, papà, ma non torno. Io rimango qui. Sei carina quando vuoi. Ma certo, scherzavo, non sono così maldestro. Accidenti. Che c'è? Niente, 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 niente. Niente, niente, è che vedo persone che non dovrei vedere, ecco che c'è. Tutto a posto, scusami, tranquilla. Va bene. Insomma, dicevamo allora. Ser amigos hasta el fin. Hoy me animo a confesarte lo que yo siento por ti. Día a día me pregunto, ¿qué le digo al corazón? Que se siente abandonado, derretido por tu amor. Sin rumbo yo estoy perdido. Casarakian, Cancan. Tutti. Comutra? Che cosa? Parlo con la famiglia Fritzenwalden? Sì, sì, signore Esteban, mi scusi, pensavo fosse qualcun altro. Sono Massimo, come va? Non bene. Olivia è là e non mi avvertite? No, 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 sua figlia non è qui da noi. Non metta. So che è in Argentina. Le chiedo un favore, la metta subito sul primo aereo. La riterrò responsabile. Sì, ascolti, le ho già detto che non è in casa. Pronto? Pronto? Ha attaccato, ha attaccato. Greta, Olivia è qui? Nein. No, bene, devo parlare con Franco, subito. Allora, che cos'è successo con Martin? Ma non so, essere disperata. Va bene, parlerò con tutti e due. Scusarmi, io volevo sapere che succede con Floricienta. Che cosa succede con Flor? Yeah. Beh, mi ha completamente cancellato dalla sua mente, crede che io sia un idraulico. Quindi,
glielo lascio credere. Ah, oh, ma nein, questo essere inganno brutto. Beh, sarà pure un inganno, come dici tu, ma Greenberg dice di non dirle la verità. Quindi, se pensa che sono un idraulico, sono un idraulico, chiaro? Bene, insomma. Per favore, levi tutte le mie foto dalla stanza. Grazie. Va bene, leviamo foto. Pronto, Martin? Ah, la segreteria, d'accordo, mi ascolti bene, uomo adulto. Devo ricordarle che non è più tanto piccolo da non capire quello che le sto dicendo, né tantomeno da non rendersi conto che non può restare a dormire fuori senza avvertire. Sono stata chiara? Attaccato. Uffa, questi ragazzi. Julio! Lui prima mi fa credere una cosa e poi mi pianta in asso, ma io guarda... Come? Parlavo dell'idraulico, sempre a pensare male, strega che invia bambini a salta. Oh, lasciala perdere, figliola, è insopportabile. Posso fare di peggio, hai fatto di tutto per mandare Roberta a salta. Beh, io farò di tutto per riportarla qua. Tutto quello che farà Roberta sarà deciso solo da noi tutori. Ma se sei tu l'unico tutore, di che parli? Ah, dai, smettila, non ci cascono i tuoi stupidi giochetti, capito? Sì, tu lo sai bene chi sono i tutori dei ragazzi. Senti, non farmi questa voce da finto melodramma, perché giuro che... Che cosa? Ti ha salvato il campanello. Ciao. Segundo. Come va? Ah, Segundo. Di lui ti ricordi perfettamente. E perché non dovrebbe? Beh, non capisco di che parla. Lasci perdere, non le ascolti. Di quel miserabile di Segundo ti ricordi? Ma com'è possibile? Oh, Segundo, ma che piacere. Ascolta, noi dobbiamo fare due chiacchiere. Facciamoci un drink, sì. Accomodati. Allora, so che suoni il piano. Perché non ci fai ascoltare qualcosa? Ma quanto sei maleducata. Levagli le mani di dosso, è venuto per me. Ah sì? E allora dove l'hai conosciuto? Dove l'ho conosciuto? Mm-hmm. A una festa. Oh, a una festa. Sì? Una festa perché? Perché nel suo sì, paese. Sì, certo, ha problemi. Perché non la smetti di dire bugie? Non ti credo per niente. Andiamo, mamma. Secondo, allora andiamo. Due chiacchiere. Vai, e poi sì, sì, suoni certo, qualcosa. Certo, ma che cosa voleva dire Delfina? Io non ho capito. Non lo so, guardi, sinceramente neanche mi interessa. La ringrazio per la sua visita, ma è una giornataccia, un grande caos in cucina e... No, aspetta, ti rubo solo un minuto. Volevo sapere se ti erano piaciuti i fiori che ti ho mandato. Quali fiori? I fiori, ti avevo anche scritto un bigliettino, non ricordi? No, non ricordo, ma che avete tutti oggi? Mi dite cose che non ho mai registrato, non ricordo, non mi sono mai arrivati bene, questi non fiori. Importa. Hai pensato alla mia proposta? Evaristo, sei sicuro che stia bene? Sei completamente sicuro che Flor non abbia niente? Non ha la febbre, non sta male, non ha mal di pancia, niente? Sì, d'accordo, ma se ha qualcosa avverti. Ciao. Beh? Sembra tutto a posto. Sta alla grande, guardala. Ah. No, la devi cacciare, che le faccia a casa sua queste cose, fa male alla salute, io non ce la faccio. Ma mandatela a casa mia. Perché a casa tua e non da perché? Me, per esempio? Perché casa è davvero mia, incredibile. Sta con te, è innamorata di perfetto. Te, dico davvero. Metti la bada, non prendermi in giro. Io non leggo negli occhi. Se lo dici così, fidati. Tutto bene? Incredibile, incredibile. Franco, pensavo che mi potessi aiutare. Visto? Se vuoi ti aiuto io. Smettila, per favore. Sì, dimmi. Devo scegliere delle canzoni nuove. Sì, certo. Ma certo che ti aiuta, me l'ha detto lui. Perché, ecco, tu le piaci molto? Da quando ti conosco io mi sento diverso. Sono un'altra persona. Che carino, grazie mille. Ecco... Mi piacerebbe rispondere di sì alla proposta, però non voglio. Oh, Massimo. Chi? Massimo, però... Massimo, perché è sicuramente di lui. Greta, ma perché tutti mi parlano di questo Massimo? Massimo di sicurezza, chiuso, plintato, raccomandare. E come in cucina, per favore? Ma perché devo venire in cucina? Si può sapere chi è questo tipo così conosciuto da tutti e non da me? Non capisco. Così non sai chi è Massimo? No, non lo so chi sia questo Massimo. Basta, mi hai stancata, adesso te lo dirò io chi è. Federico è morto per salvare la vita a un uomo. Quest'uomo è Massimo. Prima di morire, Federico lo ha nominato tutore dei suoi fratelli e ora vive in questa casa. Non ci credo, non vive qui. Sì. Qui non vive nessun Massimo. Sì, vive qui ed è il mio ragazzo, il mio fidanzato, il mio quasi marito. È mio! Ma che mi importa? Per me puoi sposarti anche un mammut. Non so di che cosa parli e io odio parlare di cose che non conosco. È mio, è mio.
Salve. Buongiorno. Chi è lei? L'idraulico. Ma quanti idraulici vengono in questa casa? Non saprei, quanti ne avete chiamati? Non lo so, forse Greta lo sa, no? Evaristo, porta quell'uomo in cucina, vai! Signore, signore! Ma lei è sicuro, signore, di essere? La prego, venga con me, da questa parte! Lei è Massimo? No, il suo assistente personale. Ma? E da quando ho un assistente personale, ma dai? Per favore, di Massimo, forza, andiamo! Massimo, ma insomma, qui o sono tutti pazzi o la pazza sono io. Io non ti credo affatto. E io non credo a te. Quindi non sai chi è Massimo? No. Ha! Non so chi è, non capisco. Ma che cosa hanno tutti con questo nome? Rinsecchita e insopportabile, proprio non la sopporto. Neanche io. Da quando Massimo le ha chiesto di sposarlo è peggiorata. Massimo? Sì. Lui ha veramente una bella faccia tosta. Sai che l'ha tradita con me? Qui, in questa casa, dove convivono? Non ci posso credere. Sì, lo so. In questa casa, con i ragazzi, con tutta la famiglia, tutti qui, presenti, Greta, io. E il giorno dopo che cosa fa? Si sveglia e come se niente fosse le chiede di sposarlo? Allora è vero. Certo che è vero. Non ti dico bugie. Non è possibile. È una persona che vive qui e io non la conosco. Beh, grazie di tutto. Direi che è tutto in ordine adesso. E allora perché mi ha chiamato? Il fatto è che fatico a crederci, Greta. Io neanche posso non credere. Non può aver dimenticato. Ma Floricienta non ricordare niente, niente, niente. Proprio dimenticata di signor Conte. Greta, mi dai i soldi per pagare l'idraulico? Quale idraulico? Quello che è stato chiamato. Ma se non è aperto nessun tubo, non ha aggiustato proprio niente. Greta. Mi sembrare ingiustizia pagare uno se non lavorare. Prenda, ecco, ecco qui. Grazie. Certo, è terribile quello che sta succedendo a Florencia. Ti ha cancellato dalla mente così, all'improvviso. Sì, ma poteva capitarle con chiunque, no? Non è successo con chiunque, ma con te. Il che mi lascia un bel vantaggio, sì. Con permesso. Sì, Greta, accompagnalo alla porta e assicurati che sia ben chiusa. Incredibile, hai visto come sta Florencia? Cosa dice Greenberg riguardo a questo? È raro, non capita spesso, è la cosa più strana del mondo. Delfina, Greenberg ha detto che non si deve pronunciare il nome di Massimo, né parlarle di Massimo, cosa che tu non hai fatto. Hai fatto tutto il contrario. Beh, perché? Ma vuoi perché? Sapere perché? Detto tra noi, Massimo, per me non c'è niente di vero. Che cosa? È così, si è inventata tutto per stare al centro dell'attenzione, ma è chiaro che sta mentendo. Andiamo da lei, affrontiamola e sentiamo che cosa ha da dire in proposito. No, no. Perché? No. Proprio te cercavo. Che cosa? Ma come ti permetti? Che maleducata, ma non vedi che stiamo parlando? Di cosa state parlando? Che ti importa? Non ti impicciare, vattene subito. Delfina, ti prego. Come non Delfina, ti impicciare? Lasciaci soli, per favore. Ne riparliamo dopo, d'accordo? Come? Sì, la prego, devo lavorare, adesso vado pure. Mi sono persa qualcosa? Delfina, lasciaci soli, sei più veloce di quanto pensassi. Vieni qui a lavorare e ci provi con lei, ti prego. No, ma... Ti sei cambiato? Sì, mi sono cambiato perché avevo dei vestiti di borsa. Dove sei? Non ti ho mai vista da queste parti. No, non mi hai mai visto perché abito in periferia. Davvero? E che cosa fai? E cioè? Allora perché non aggiusti il tubo? Insomma, ti chiamo per aiutarmi e invece ti metti a fare il carino con la padrona di casa. No, vabbè, ci penso io. Se così la vogliamo io, chiamare. Assolutamente, faccio tutto io. Posso dirti una cosa? Cosa? Sei molto, molto carina. Non ti avvicinare, stai veramente esagerando ora. Thomas, dov'è tuo fratello Martin? Non lo so. Non fare il furbo, dimmi dov'è. Non lo so, davvero, hai visto le mie scarpe? No. Ah, eccole. Thomas, vieni un attimo, tesoro. Ti sembrerà una domanda stupida, ma... è possibile che qui viva un tale Massimo Tutore? No. Cos'è successo? No! Tieni, bevi. Ma la smettete di bere? Quelle sono per stasera. Ma non così, non esagerare. Franco, mi asciughi qui dietro. Non ci arrivo, sono sudata. Sì, certo. Grazie. Stai bene? Cioè, ti fa bene venire in palestra? Hai un bel fisico, eh? Detto da uno sportivo come te è un complimento. È molto che non giochi? Un anno circa. Giocavi da tanto, Franco? Da tutta la vita, da quando mio padre mi ha regalato la prima racchetta. Avevo 3 anni, 15 anni fa. Quando sono nata io. Come? Cioè, rinata. Sai, ho avuto un incidente in piscina. Stavo quasi per morire. Ora festeggio il mio compleanno 2 volte all'anno. Ma dai, sul serio? Sì, tremendo.
Buongiorno. Salve. Sto cercando il gestore del locale. Sono io. Ah, bene. Sono l'ispettore municipale. Ci è giunta voce che questa palestra di notte diventa un pub. No! No! Ma chi gliel'ha detto? Deve aver capito male. Funziona così. Quando i ragazzi finiscono di fare gli esercizi, perché è per questo che vengono in palestra, al massimo si prendono una bibita analcolica, una gazzosa. Sì, però è mio dovere avvertirvi che se è vero che la palestra diventa un pub, dovete avere il permesso necessario. È ovvio, sicuramente. Beh, così dovremmo essere. Comunque, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Senti, insomma, non ci vuole niente ad aggiustare un tubo. Tutto questo tempo i risultati sono questi. Secondo me mi stai imbrogliando. Sì, tu, ragazzino, perché non te ne vai? Così ti bagni i piedi. Qui c'è un lago, è tutto bagnato, non vedi? Ma che cosa vuoi? Stiamo parlando di una cosa importante. E passa a lavorare. Ora, Parisci. Chi è questo Massimo? Esiste? Sì, è lui. Thomas, si dà il caso che lui sia l'idraulico e che sia venuto ad aiutarmi? Senti, ho un problema enorme, mi devi assolutamente aiutare. Dunque, sembra che un uomo viva in questa casa e che io l'abbia completamente cancellato dalla mia testa. Devo sapere chi è Massimo. Sì, ho capito. Allora, Massimo vive con noi ed è il nostro tutore insieme a quella strega di Delfino. No, attenti, attenti al tubo! Può scoppiare, perdere molta acqua! Uscite Sei subito, matto, subito! Così mi fa venire un arresto cardiaco. Il ragazzo mi sta dicendo una cosa importante. Sì, ascolta, questo Massimo era un grande, ma poi ha commesso un errore. Si deve sposare con la strega. In più, Roberta se ne va e lui non dice niente. Non ci vuole bene. Devo continuare? Ma questo tipo è un mostro. Perché vuoi ricordare? Hai sentito che ha detto? Ti rendi conto che essere spregevole? Ora, quando lo incontrerò, quando conoscerò questo Massimo, giuro che lo sistemo per le feste. Forse è meglio che non ti affretti a trarre conclusioni, perché siamo tutti innocenti finché non dimostri il contrario. Ah, tu sì che sei buono. Dici? Sì, cioè, non ti conosco bene, ma mi basta guardare una persona negli occhi per capire se è buona o cattiva. E i tuoi occhi sono come... non so come spiegarti. Il controllo è andato, ma comunque il pub rispetta le norme di sicurezza. Sì, ma comunque senza il permesso non possiamo fare niente. Una soluzione si trova. Certo. Io penso ai tovaglioli, tu alle casse. Oh, va bene. Olivia. Che ti prende? A me? Perché? Sei rimasto un po'... Anche tu? Cioè, no, perché io, noi, cioè tu, no, noi, cioè tu. Cosa ti sta succedendo? Sì, che mi dicevi a proposito degli occhi? Niente, hanno come una scintilla. Ah, sì. Dai, dai! Florzita, Florzita. No, no, non chiamarmi così, no. Perché? Davvero, perché? Non... Ti ricorda qualcosa o qualcuno, forse? No. Ma mi chiamo Florencia, puoi chiamarmi, che ne so, Flor o Florisienta, ma non Clotilde o Samantha. Scusa, io... Che cosa c'entrano? Io davvero non posso farlo, ma no. Ma noi non stiamo facendo niente, non ti sembra? Io mi dispiace, ma devo dirti una cosa molto, molto, molto importante. Salve! Ah, oh, salve, dice, riappare il giorno dopo e dice salve, che cosa carina! No, Flor, tu sei carina. Oggi non ricordo neanche di aver litigato con te, perché è un giorno spettacolare, meraviglioso. Sai, ti guardo e penso che sei un grande. Devo raccontarti una cosa, Massimo, non ci crederai. Come l'hai chiamato? Come hai chiamato l'idraulico? Vi conoscete? Aspetta, quale idraulico? L'idraulico, l'unica persona che è qui oltre a noi due è lui. Sarei io. No, no, un momento, qui qualcuno non sta bene oppure... Spiritoso questo ragazzo, eh. Perché non le dici che ci siamo conosciuti a scuola, eh? Sì, perché io mi occupo della manutenzione e lui mi dice sempre: ehi, sei il Massimo, una cosa del genere, mi dice più o meno, eh. Sì, sei proprio spiritoso, ultimamente tratti l'idraulico così, sparisci di notte. A proposito, dove sei stato? Avanti, confessa. Perché non lo dici a Florzita? No, no, non chiamarmi così e non ti mischiare una questione tra noi due, sul serio, dico. Flor, l'importante è che sono felice, la vita mi sorride. No, no, caro mio, sei ancora un ragazzino per fare certe cose, quindi... Santo cielo, che hai fatto? Dimmelo. Flor, non capiresti. Oh no, Martin, che hai fatto? No, no, Martin, vai a farti una doccia. È fredda, Thomas, possibilmente. Thomas, devo assolutamente parlare con Thomas.
Dimmi, oggi pensavo di averti vista, poi mi sono detto che era impossibile che tu fossi qui. Perché non mi hai detto che saresti arrivata? Sarei venuta all'aeroporto, magari basta, sarei... Calmati e fammi parlare, non dire a nessuno che sono tornata. Scusa, allora perché sei qui? Non lo so, non so perché faccio... Non piangere, che cos'hai? Non lo so, io desideravo tanto venire, ma ora... Ora che l'ho visto... Visto chi? Franco. Era con una ragazza, faceva il carino. Mi sono sentita così stupida, faccia. Sta con quella, vero? No, Olivia, non è come credi. Invece gli piace, gli si leggeva in faccia. Ti prego, dimmelo. Olivia, perché sei qui? Mi ero stufata della Germania. Sentivo che la mia casa era qui, ma ora non lo so. Io non so più niente. Secondo me stai correndo con la fantasia, Olivia. Franco non sta con quella ragazza. Tu lo proteggi, sei suo amico. Ma ho capito tutto, faccia. Non voglio che lui sappia che sono qui. Nessuno deve saperlo. Giurami che non lo dirai a nessuno. Giuramelo. Martin, lavati per favore. Non sai che odoraccio stai emanando per tutta la casa. Io non mi lavo. Schifo. Questo è vero profumo. Senti, senti. Ah, no, non ci penso proprio, è insopportabile. Ma non ti rendi conto? Faresti svenire chiunque, Flor, credi? Questo è il profumo dell'amore. No, allontanati. Vieni, guarda. No, non capisci niente. Non capisci, così le tieni alla larga le ragazze. E poi parliamo del perché non hai dormito in casa stanotte. Ah, santo cielo, Flor, l'adolescenza. Per qui. Sì, stavo pensando... Ah, Massimo, volevo parlarti di quei soldi. Ah, Massimo, sì, ho già parlato con lui e sì, è tutto a posto. Hai parlato con lui? Lo conosci? Sì. Com'è quel tipo? È bravo, sì, è bravo, è molto, molto corretto, sì. Commette qualche errore, come tutti, ma mi piace molto. Ah. Sai, mi piacerebbe, quando finisco di riparare questo, uscire con te, se ti va... Davvero? Sì, sì, davvero. Sarebbe bello uscire da qui con te. Sì, dimmi di sì, per favore. Se me lo chiedi così, non posso rifiutare. Ah, bene, bene, vado a prendere una cosa di sopra, sì. E poi andiamo. Ma dove va? Uffa, l'idea del piccione viaggiatore era buona, ma voglio sentire la voce di Roberta. Hai letto il cartello? Vietata l'entrata a Massimo. Piccolo, piccolo, lo so che sei arrabbiato con me, ma devi cercare di capire. Se state discutendo me ne vado, non voglio che nessuno mi rovini questo momento eccezionale, d'accordo? No, resta anche tu, ti prego, perché ragazzi dovete aiutarmi. Senti Massimo, non ti voglio aiutare, non lo meriti, capisci? Ma che stai combinando con Flor? Ti crede un idraulico? Mi crolla un mito! Mi vergogno di te! Allora, cerchiamo di capirci. Con Delfina... Io ci parlerò, ve lo assicuro. E Roberta? Hai ragione, me ne occupo io, sta tranquillo. Sai Massimo, su certe cose sei proprio un grande, ma su altre sei un bambino. Dimmi perché stai facendo tutto questo a Flor. Perché l'amo. L'amo con tutto il mio cuore. Per questo, vi prego, non ditele niente. L'ha detto anche Greenberg, non dobbiamo dirle niente. Non dipende da me, assolutamente. Va bene, puoi stare tranquillo, ma noi faremo pace solo quando caccerai la strega da questa casa. D'accordo, ho capito, sì. Volevo dirti, se ti ricordi, che devo parlarti di quella cosa quando hai un momento per me. Sì, sì, ne parliamo dopo, sì. Non ci crederai, Massimo. Ah, piccolo Thomas, la che vita. Che fai? Che bella. Cosa ti prende? A me? La vita, ecco che mi prende. Ah, e che fai adesso? Chiamo Roberta. Che? No, il telefono no. Devo chiamare un amico, ora serve a me. Per sogno, devo chiamare prima che inizi il cartone. Mazzoso. Certo, ma stai zitto. Pronto? Roberta, sono Thomas. Thomas! Era ora, mi mancavi. Allora quando torni? E chi lo sa? Roberta, dimmi, ti ha cacciato la strega? Non lo so, ma ora ho paura di vederla. Dai. Flor, sei qui? Parli del diavolo. Con chi stai parlando? Con Roberta, voglio che torni, è chiaro? Ah, dammela. Ciao, Robertina. Come stai, tesoro? Deve essere duro lì con la telefono. Mamma, no? Bene. Non avrai certo intenzione di tornare? Dammi, su. No.
Molto bene, bravissima, perché altrimenti... Zitta, dammi quel telefono! Povero Thomas! Allora, me lo lascio! Non ci provare, ti ho già detto che non torno! Mi fa un enorme piacere, basta, se ti passo dammelo. Subito Thomas, altrimenti mi strappa un orecchio. Ciao, ciao, amore! Ascolta, voglio che torni! Cerca di avere pazienza, Thomas. Andrà tutto bene. Ma io volevo vedere il nostro cartone con te, sta iniziando adesso! Lo sto seguendo, è bellissimo, vero? Sì, è vero. È come se lo vedessimo insieme. Hai visto che paesaggi in Amazzonia? Sì, a me piace moltissimo il protagonista. Guardiamolo insieme, dai, sta iniziando. D'accordo, attacchiamo allora. Ti voglio bene. Sì, anch'io, sai. E così avrò l'impressione di averti vicino. No, no, non guardarmi, la cuffia mi sta malissimo. Che dici? Ti sta molto bene, non te la levare. Strano che ti sia passata la fobia della piscina. Di cosa parli? Dell'incidente che mi hai raccontato, non era in piscina. Ah, sì, ma no, nessun trauma. Scusami, prego. Solo un attimo. Pronto? Sono zio Esteban. Zio, che succede? Vorrei saperlo. Sta con te? È lì? Di chi parli? Di tua cugina. Se n'è andata. È con te, no? No, assolutamente. Come se n'è andata? Non fare il furbo, lo sai molto bene. Zio, non so di che cosa parli. Olivia non è qua. Non coprirla. E fai in modo che prenda il primo aereo, chiaro? O ti riterrò responsabile. Senti, fatti vedere da un medico. Mi hai stancato. Vedi, avevo ragione. Torna il tuo amore impossibile e subito ti dimentichi di me. No, no. No, che c'entra, no? Senti, conosco gli uomini. Te poi è come se ti conoscessi da sempre. Questa ragazza ti piace tanto. Non è così. Ora mi credi? Non sai che affari si è messa a fare ricca signora tedesca che io conoscere. E ogni giorno di più... Che bello, Greta. Ma tu non ascolti me. No, scusa, ho la testa altrove. Penso a questo fantasma di Massimo che tutti mi nominano, tutti conoscono. E io non l'ho mai visto in nessuna foto, non l'ho mai incontrato. Sto diventando pazza. Nein, nein, nein. Dottor Greenberg dire che questo succede ogni tanto. Non dovere stare preoccupata. Come viene, andarsene. Non ce la faccio più, lo devo conoscere ora. Nein, nein, non stare in casa ora. Meglio togliere problema da testa, uscire, rilassarsi. Questo essere buono. In effetti esco con l'idraulico. Come? Con idraulico? Sì, stai tranquilla, però è un tipo un po' strano. Il tipico ragazzo che ti riempie di complimenti, però è così carino. Mi sentivo così strana con la testa tra le nuvole e all'improvviso... Attenta! Che nervi! Avete visto Massimo? Nein, Massimo non è... Magari. Gli uomini che usano le donne sono i peggiori. Ti rendi conto? Questo non lo sopporto. Greta, quando lo vedi, gli dici che lo cerco, per favore, eh? No, poverina, ha ragione. Questo Massimo è davvero terribile. Spero di non incontrarlo, Greta, perché gli direi un paio di cosette che non gli farebbero piacere, davvero. Sì, sì, signore, ora glielo porto. Con chi parli? Con il mio signore, Massimo. Ah, e quindi il nostro caro signor Massimo che fa soffrire le donne se ne sta nel suo studio in panciolle, eh? Ma adesso mi sentirà. Nein, nein, Florisienta, no. Lasciami passare, Greta, so quello che faccio. No. Ora mi sente questo mostro. Chissà che faccia. Giulio Melarossa, che ci fai qui? Che cosa aggiusti? Ciao. Beh, sì, sì, controllavo, pare che non funzioni, qui, forse è una perdita di acqua da qualche parte, visto come siamo noi idraulici, siamo pignoli. Questa la tana del lupo cattivo. Mi hanno detto che era qui. No, 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 era qui, ma se n'è andato. E dove? Io sono un semplice idraulico, non saprei proprio, sai. Sarai pure un idraulico, ma lui deve essere un mostro orrendo, con una brutta faccia da cattiva persona. Sì, è proprio così che immagino questo Massimo, un brutto tipo. Flora, senti, vuoi ancora uscire con me? Che ne dici? Ti va? Certo che voglio. Bene, allora prendo le mie cose, eh? Sei d'accordo? Va bene? Che coppia noi due, eh? Sempre lo stesso giochetto.
Ci giriamo intorno, ma alla fine arriviamo sempre allo stesso punto. No, non capisco. Ah, ora fai l'innocente, invece capisci benissimo. Senti, perché non arriviamo al dunque, eh? Ehi, ti piace giocare? Che cosa ti prende? Niente, mi sento un po' a disagio. È colpa mia. No, ma non mi piace proprio questa situazione. Non ti arrabbiare. Mi prendi in giro? Tu sai cosa sei? Sei un ipocrita, ecco chi sei. Mi fai credere delle cose e poi mi lasci nel dubbio. Mi hai staccato, davvero. Ecco. Dici sul serio? Sì. Con Sulema? Sì, sì, ma non dire niente. Ma certo, non dirò niente, però devi raccontarmi tutto quello che è successo. Vuoi sapere tutto quello che è successo? Certo. Ma io ti dico quello che non è successo. Te lo chiedo per favore, Nicholas, non lo proteggere perché Massimo è un mascalzone. D'accordo, non mentirò, però... non è un santo, però alla fine però neanche niente, tu. Niente, non merita il minimo rispetto, che... Stai bene? Ti senti bene, Flo? Sì, è come se avessi dimenticato qualcosa. Beh, sì, in effetti è proprio così. Quanta esagerata. Va a tranquillizzarla, altrimenti la elimino quella ragazza. Davvero, non la sopporto più. Sono un grande, bravo, complimenti, bravo. Me li merito tutti. Martin, che parla con l'idraulico. Complimenti, complimenti. Adesso però devi pensare a come affrontare Marina, eh? Marina? Sì. Già, è vero. Sinceramente non so cosa fare. Io amo Marina, capisci? Con Sulema però è ti tutto piace, diverso, eh? È un'altra con cosa. Sulema è diverso, eh? Ma Sulema, che razza di consigli dai a una creatura che porta ancora il pannolino? Ma perché ti arrabbi? È normale, Massimo, mi capisci? È normale, è normale. Massimo, mi capisci? No, un altro capisci? Massimo. Ora ci penso io, Massimo, sai che cosa faccio? No, quello che il ragazzo sta cercando di dire e è tu che... tu non ti mischiare, sì, no, qui sì, per riparare un tubo, quindi zitto. Quanto a te, caro mio, niente più uscite notturne, niente più pub, niente. Quale di pub? Niente. Un pub, in un realtà. Un pub normale nostra. Come tutti gli altri. Non è affatto vero, ci abbiamo messo il cuore, è una palestra mia, che però fruttava poco, così è diventato un pub che gestisce Franco. È bellissimo, però è un segreto. Sì. Un segreto? Sì, 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 è un segreto, se le streghe ci scoprono, ci uccidono. È un'idea carina, no? Sì, sì, sì. Sì, sì, io vado ad aggiustare il tubo. Bene. Con permesso. Permesso, sì. A dopo. Vado anch'io. No, tu non vai da nessuna parte, carino. Noi due dobbiamo fare un bel discorso. Flor, tu non puoi capire perché sei una donna. Ma Massimo sì che mi capisce. Oh, Massimo mi capisce, ma io questo lo rovino. Staremo a vedere chi porta i pantaloni in questa casa. Si può sapere che vuoi? Abbassa il tono, Franco. Quale ramanzine le faccio io? Finché non annulli il matrimonio con Delfina, niente rimproveri. Questo è un altro discorso. Io voglio sapere del pub segreto che gestite voi, signorini. Come lo sai? Non è questo il problema. Sono il vostro tutore, sono l'ultimo a sapere le cose e questo non va bene. E in più voi mi mentite. Proprio tu mi parli di mentire. Ma se ti sposi con Delfina, ma dai. Franco, ascolta, questo non ha niente a che fare con voi. Tutto ha a che fare con noi. Non ti devi più intromettere nelle mie cose, non ne hai il diritto. Non provo più rispetto per te. Senti, ha chiamato il padre di Olivia. Che cosa è successo? È lì con te? No, 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 non sta qui. Lo zio ha chiamato anche me. Ma a te che te ne importa dove sta Olivia, eh? Senti, ora ho delle cose da fare, ti saluto. Franco, Franco, non fare il bambino. Franco. Franco, Franco, no, no, non attaccare, Franco! Non gridare al mio Franco, dammi il telefono. No, 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 stavo parlando con il mio socio. Sì, sì, anche lui si chiama Franco e ha tanti problemi che neanche ti immagini. Più di me? Non ci credo. Se contassi le cose che sto venendo a sapere di questo Massimo, se lo prendo lo uccido. Ma lo sai che si è complimentato con Martin per tutto quello che il ragazzo sta combinando? Ma ti sembra normale? Questo Massimo è un tipo che lascia tanto, ma tanto a desiderare. Flor. Cambiamo discorso, hai finito? Possiamo uscire? Sì, allora certo. Andiamo, dai. Ottima idea. Muoviti. Grazie. Olivia, ti capisco perfettamente. Ma sei stata una pazza a tornare. Ascolta, non voglio portarti sfortuna. Ma hai pensato a dove vivrai? Dove lavorerai? Che cosa hai deciso di fare? Non mi sono mai posta queste domande, altrimenti non sarei qui, ho agito d'impulso. Per Franco! Ma ora che sta con quella ragazza va tutto male, io non so che cosa fare. Vieni. Sta tranquilla, va tutto bene.
Maria? Ehi, Maria! Che hai? Perché piangi? Non ne voglio parlare. No, tesoro. Cosa c'è? È per Franco. Franco? Ma che ti ha fatto? Niente, tutto, non lo so. Mi piace tanto anche io a lui. Oggi eravamo in piscina. E cosa? Dai, raccontami tutto. Io non ce la faccio, ho paura. Ma paura di che? Franco è dolce. Sì, lo so, però mi vergogno tanto. Non so che cosa può succedere. Ma Maria, è facile, devi prenderlo e parlarci. Valentina, io ho 15 anni, non 18. Mai avuto un ragazzo, neanche un bacio. No, davvero, questo Massimo mi sembra una persona terribile. Cioè, si deve sposare con Delfina, ma la tradisce con una che vive in casa nostra. È un pessimo esempio per Martin. E in più manda Roberta a salta. Ti assicuro che, sinceramente, se dovessi dirgli qualcosa, il minimo... Che cosa c'è? Che cos'hai? Niente, non lo so. Scusami, è che ho la strana sensazione di dimenticare qualcosa. Sempre. Sì, allora, sì, ti racconto la storia di questo posto, il passaggio dei baci. Narra la leggenda che tutte le coppie innamorate che mettono piede qui non possono fare a meno di baciarsi. Questo narra la leggenda. Fare a meno di baciarsi. Comunque, riprenderei quel discorso che stavi facendo su questo Massimo. No, perché? No, non parliamo di lui, dai. Parliamo Florencia, quello che ha fatto con la ragazza, sai, sì, in casa, sarà stato un errore, sai, la carne è debole, no? E con Delfina è un matrimonio obbligato, ne sono sicuro. E con Martin sono cose da uomini. E con Roberta poi non è chiaro, sai. Non sopporto quello che dici, odio questa solidarietà maschile, vi spalleggiate tra voi, è patetico. Sì, va bene, mamma, lui è una persona onesta, molto onesta, molto onesta. Tu lo conosci? Sì, l'ho visto oggi e gli ho letto negli occhi, nello sguardo. Che? Che è perdutamente innamorato di te. Cosa? Come? Quando? Di me? Sì. Di me? Sì, lui è un uomo buono. Ti ha spezzato il cuore, ma è pronto a ricominciare da zero. Tutto da capo con te. Con me? Sì. Lui è pazzo di te... Lui ti ama, cioè io ti amo. Max?